È dietro l'angolo, forza. Proseguiamo, ragazzina. Vamos. Oh, l'esplorazione così è carina, carina. Non si vada messo qui per forza. Siamo quasi, Tess. Minchia, però è bello. Mi piace fare questi screen perché... oltre per la copertina, ovvio. Per la cronaca. Che andrà su YouTube. È veramente suggestivo. Guarda, sembra bassa sul lato destro. Seguimi. C'è niente da rubare qui. Che intendi? So che tu ti prendi a questo. Sì, certo. Questa è perfetta. Allora. Cazzo qui, via. No. No, no. Buona, zitta. E ora che facciamo? Che stai facendo, Tess? Magari c'è... avevano una mappa o qualcosa che ci dica dove andare. Fino a che punto dobbiamo arrivare? Fino a dove serve arrivare. Dov'era il loro laboratorio? Non l'ha mai detto, so solo che si trova da qualche parte a ovest. Che ci facciamo qui? Questo non è da noi. Che ne sai di noi? Di me. So che sei meglio di tutto questo. Ah sì? Sai una cosa? Siamo persone di merda, Joel. È da molto tempo ormai. No, siamo sopravvissuti. Stavolta possiamo... È finita, Tess! Ci abbiamo provato. Ora andiamo a casa. No, io non vado da nessuna parte. Questa è la mia ultima tappa. Cosa? Mi sa che è davvero la tua ultima tappa, zia. Che cavolo stai... No, no! Non toccarmi. Oh, Cristo. È infetta. Joy. Fammi vedere. Non volevo. Fammi vedere. Porca puttana. Oh. Ops. Vorrei togliere questi suonetti qua. Dammi il braccio. Questo ha 3 settimane. Mi hanno morso un'ora fa ed è già peggiorato. Cazzo, questo è tutto vero, Joel. Devi portare la ragazza da Tommy. Faceva parte di questa squadra, saprà dove andare. No, 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 quella era la tua crociata. E io non la porterò avanti. Sì, lo farai, senti. Dovrei pur sentire degli obblighi nei miei confronti. Questa volta è diverso. Addirittura. La da Tommy. Merda. Cazzo. Sono qui. Si farà ammazzare? Farvi credo. Guadagnare tempo, ma dovete correre. Cosa? Vorresti che ti lasciassimo qui? Sì. Non ti lascio sola per... Io non mi trasformo in uno di quei cosi. Ti prego. Rendimi le cose facili. Posso farcela. No, vai e basta! Vai via, cazzo. Ellie. Mi spiace, io non volevo andasse così. Datti una mossa. Ci puoi fa? Fa un cazzo. Sappiamo che siete lì. Gettate le armi e venite fuori con le mani alzate.
Ma che cazzo? Non posso credere che l'abbiamo fatto. Basta. L'abbiamo lasciata morire. Basta. Stai vicina, dobbiamo. Ce la fa. Oh, cavolo. Addio, Tess. Pesante, però. Qua la stanno fucilando. Vabbè, allora. Io questo riesco proprio a farlo, eh. Non può saltare. Però almeno per i clicker siamo a posto. Signor Set! Eccolo lì. Saranno qui molto presto. Cosa? In che senso? Bastardi! Soldato a tu! Shh! Zitto! Via! Tanto avevo preso tutto quel che c'era da prendere, quindi buona. Oh, adoro. Questo per i clicker è il suo. Che facciamo? Attirateli! Schifo. Provo io. Parte molto stronza questa. Attenzione, parte molto stronza. Vieni qua. Vieni qui. Zitta. Sudando. Vabbè, qua se ti vedono è difficile morire perché un po' delle mezze pippe queste, però insomma tiro un po' nei coglioni, ecco. Chi va là? Spostati, coglione, vai. Saranno stati i topi. Sì, sicuro. Prendiamo. M'han visto. Dai, forza. Bastardo.
Te uno? Due. Ehi, non lasciarlo scappare! Non mi vedi? Vieni. Tu hai qualcosa? Negativo. Perlustrate il perimetro! Vieni. Cazzo! Diciamo che non era proprio la morte più ortodossa che potessi pensare per questo individuo. Ma sei da solo? Guardati, da tua madre siamo. Stai con me, forza. Beccato. Fammi ricaricare, va. Dov'è? Ti ho preso! È lì. Vieni. Vieni. Che ti sparo in faccia. Oh merda! Non uccidermi, amico! Ti prego, lasciami andare! Sicuro? Ok, è lì, forza. Nessuna pietà per quelli come te. Per i pulotti, gli sbirri, nessuna pietà. Che facciamo? Joel, come usciamo da qui? Stai zitta, hai rotto i coglioni. Passare dal salone. Sta giù, non so quanti altri ce ne siano. Mi sa un bel po'. Infatti avevo ragione. Yes. Uno lo aspetto qui. Che puttana, sono in due. Mica uno va di là. Rapporto. Area nord libera, nessun bersaglio. Tenete le posizioni. Però anche te che lo ammazzi lì. Coprimi. Mi muovo. Okay, qui. Non mi avrete mai. Cerca, zio, cerca. Puttana, sono venuti in due di là. A sinistra! Ma le munizioni ce l'ha nessuno? Finite? Grazie, molto gentili, vedo. Aiutate parecchio al prossimo. Vabbè, c'ho il fucile da caccia, però anche quello. Kit medico, serve sempre. Come minimo. Vieni qui. Dimmi che sta arrivando. Tuo amico dov'è?
Non so come agire. Io volevo portarlo dietro il divano, ma vabbè, ha funzionato. Porca puttana, il corazzato. Dove sei? Vieni qui. Vieni qua, faccio come il gatto. Muto anche te. E niente munizioni, incredibile, oh. Però lo faccio apposta. Che dentro questa stanza dovrebbero essere finiti. No! Vieni. Senza futuro, ma a cazzo duro. Niente, è l'unica cosa che mi veniva a mente, scusate. Ecco, la salute l'ho recuperata. Cazzo, ci è mancato poco. Amica, è così che fanno i campioni, ripeto. Comunque. Sempre buono. E ci siamo. Siamo fuori dal Capitol Building. Fammi vedere se c'è qualcosa qui. Che come trema tutto quando corre. Quale stia correndo Bigfoot. Via. Stai giù. C'è un soldato. La posizione, attenti i forzi. Ricevuto, mantengo la posizione. Come fai a respirare in mezzo a questa roba? Non ti stavo mettendo. Li hai visti? No, il posto è vuoto. Io non ho visto niente. Perché sei cieco? Minchia, ti pagano per essere cieco? Mi mangiassero voi, clicker, altro che... Non m'ha visto. Coglione. Coglione. Ma che coglione. Serio. Bastardo. Chi va là? Tua madre. Tua madre? Eccola tua madre. T'ho fatto il culo con zero munizioni. Io mi sentirei umiliato dopo questa cosa. Fatelo dire. Bene, allora dovrebbero essere finiti, appunto. Per chi se lo fosse chiesto, quando ci sono queste palline, chiamiamole così, quantanto da dove siamo venuti, praticamente l'area infetta, se loro non indossassero la maschera antigas così gira di coglione, probabilmente
sarebbero già infetti da mo. La bambina non lo so, perché lei è immune anche al cazzo di Rocco, quindi sinceramente non saprei lei come potrebbe reagire. Però nel caso, giustamente, come il Covid, tu non sai se lo prendi, però te la metti. Make sense. Allora, prima di andare di qua, che sicuramente la via che dobbiamo prendere, voglio controllare se il gioco è buono abbastanza per lasciarmi qualche oggettino, poiché ne sento veramente il bisogno. Ma qua non sembra volermi aiutare. E comunque da un lato potrebbe anche essere buono, perché quando un gioco comincia a darti, significa che presto la prenderai nel culo. Lo dico senza problemi. Allora, devo fare un po'... Ah no, invece da qua che siamo venuti, ok? Niente, devo un po' rendermi conto di dove mi trovo, perché... non ho staccato la live, che era tipo tardissimo, quindi... devo un attimo... riprendermi, poi con sta torcia, pensate se la spegnessi. Oddio, però non è che si vede peggio se la spengo, eh? Devo essere sincero. Vabbè, non è il caso, andiamo di qua, tanto dentro questo vagone non c'è niente. E ho avuto anche modo di discutere con altri giocatori che i remake di solito... cioè, o ne vale veramente la pena, caso rarissimo, oppure secondo me sono una perdita di tempo. A mio onestissimo parere, la trilogia di Attaccati al cazzo, la trilogia di GTA è una cazzata secondo me. Cioè, non, cioè per me è più utile il remaster di GTA 5 piuttosto che la Definitive Edition di sto cazzo di San Andreas, GTA 3, cose così. Cioè, secondo me quella è una cosa veramente inutile, una cosa per ciucciare soldi, una cosa che io non comprerò mai. E se la comprerò, tipo, aspetterò che costi 1,50€. Tanto non penso che sia questione di tanto tempo. Qua non si può andare, vero? Esattamente. L'ho trovato indietro apposta. Ma di certo adesso non vado a spendere 50-60 euro per dei giochi che tra l'altro hanno anche avuto dei problemi e hanno dovuto aggiornarli diverse volte. Però come remake The Last of Us, ragazzi, nonostante sia gravato tanto sulle mie tasche, perché insomma 80 euro è costato per un remake, tipo, cioè FIFA costa 75, questo me l'ha fatto pagare 80. Devo essere sincero, li è valsi tutti. Cioè, loro hanno messo questo prezzo perché sapevano che la gente avrebbe comprato. E ci hanno azzeccato. Ci hanno azzeccato. Ovviamente non potevi scavalcare coglione, no? Giustamente non... troppo difficile concepire questa cosa nella sua testa. Lei c'ha il corridoietto, noi dobbiamo immergersi nella mota, come si direbbe noi in Toscana. Allora, ok, direi che ci siamo. Ellie? Sto bene. Vorrei vedere tu stessi, ma non c'è un cazzo di nessuno. Dimmi che puoi salire di qua. Giustamente no. Guai a te se riesci a salire. Ma invece sì, cioè bastava camminare qui. Allora fammi vedere. Letterina. Contate al tizio di nome Frank, la persona... Va bene.
letto più veloce adesso di quando studiavo a scuola. Stai zitta. Mamma mia, che... Non ti lascio lì da sola. Anche perché poi è abbandono di minore. Non muoverti. Oh, 5 integratori. Penso di poter fabbricare qualcosa. No, ne ho 10. Bullshit. Big bullshit. Di qua non si può andare. Quindi c'è qualcos'altro che posso raccogliere sotto acqua. Ma la vedo molto dura. Sì, c'è qualcosa. Una piastrina. Oh. Sali, se non muori. Vabbè, viaggio ne è valsa la pena. Vamos. A posto. C'è niente là sotto? C'è. Beh, è un vicolo geco. Però le sue soddisfazioni le ha date. Ah, per ora lo scavalca il coglione, eh. Vediamo se qui c'è qualcosa. Tanto lo so che devo andare di là, cioè è palese la cosa. Qua ovviamente mica lo fai lo sforzo di scavalcare, no. La zattera. La devo portare alla bambina. Perché ovviamente poverina non si vuole mica bagnare, eh. A parte è un po' presto per lei. Ma 14 anni, Dio, le 14 anni di oggi, ragazzi. Salta su. Davvero? Non fatemi fare i commenti cattivi, che magari la gente che guarda questo video è proprio la vuole quell'età lì, quindi. Fai attenzione. Ti tengo. Prendila. Vai, cazzo. Con calma, eh. Una puntina di nastro. Proprio una puntina, eh. Non ti chiedo di vendermi la viurt, però una puntina. E credo che qua sia la fine di questo strazio dell'edificio governativo, appunto. Oh. Togli la mascherina, che carnevale è finito, shit. Ehi, senti, riguardo a Tess, non so nemmeno cosa... Ascolta, ecco come funziona. Tu non parli più di Tess, mai più. Nascondi qualcosa, Ciccio? ...delle nostre storie. E secondo? Non parlare a nessuno della tua condizione. Penseranno che sei pazza o vorranno ucciderti. Lo sa già tutto il mondo, come minimo. Quello che dico, quando lo dico. È tutto chiaro? Certo. Ripeti? Faccio quello che dici. Ovvero? Bene. C'è una città qualche miglia a nord di qui. Lì c'è uno che mi deve dei favori. È possibile che ci trovi un'auto. Ok. Dai, andiamo.